Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video tutorial. Oggi vedremo come sostituire la scheda madre, cioè il componente principale di un computer desktop. Allora, innanzitutto voglio fare una premessa, cioè che questa procedura è particolarmente indicata per i possessori di un computer desktop preassemblato di marca, no? Perché? Perché nei computer, ovviamente questo è un video valido per tutti i computer. Però se la vogliamo dire proprio in particolare, eccetera, per i possessori di un computer desktop. Adesso vediamo preassemblato. Adesso vediamo perché. Cambia semplicemente un'unica cosa, e cioè che con un computer preassemblato come questo, da quanto io ne so, per la maggior parte dei casi troverete il cavo del case, praticamente dei LED e di accensione, spegnimento, eccetera, nei computer preassemblati come questo, lo troverete unito, li troverete tutti uniti questi cavi. Semplicemente dovrete andarli a collegare come tutti gli altri cavi del case, quindi è molto più facile. Nei computer invece da assemblare, i cavi sono staccati l'un l'altro, i cavi di accensione, LED, eccetera. Per collegarli, chiaramente la procedura è diversa da questa, ma è proprio è una cosa anche quella. Alla fine si risolve subito, nel senso, basta appunto confrontare le diciture che troverete sui pin di collegamento della scheda madre con quelli dei cavi da inserire, li collegate, risolvete il problema. Vi aiutate chiaramente col manuale della scheda madre. Comunque vi lascerò probabilmente un video in descrizione che ho trovato su YouTube fatto da un utente italiano che secondo me l'ha spiegato molto bene in maniera molto breve e facile come appunto inserire questi cavi. Quindi riassumendo, appunto questa procedura può essere valida sia in un computer preassemblato sia in un computer invece da assemblare. Quindi insomma possiamo iniziare subito. Allora, per prima cosa abbiamo bisogno di due strumenti, appunto, di un cacciavite o due, dipende appunto da cosa dovrete andare a mollare e invece stringere. Allora, innanzitutto apriamo lo sportellone e vediamo subito cosa dobbiamo fare. Allora, la prima cosa che io consiglio di fare è togliere la scheda video ed eventuali cavi dell'alimentatore collegati ad essa. Quindi vediamo subito. Qui io la tolgo così. Quindi togliamo la nostra scheda video, ma togliamo anche tutte le altre periferiche PC, come questa scheda qui, e tutte le altre, insomma, se ne abbiamo, che sono appunto collegate alla scheda madre. E togliamo eventuali cavi come questo collegati a queste periferiche. Arrivati a questo punto, cosa dobbiamo fare? Abbiamo appunto la scheda, abbiamo le porte PC libere. Ah no, ce ne manca ancora una, come vediamo. A questo punto abbiamo le nostre porte PC completamente libere. Ora il mio consiglio è quello di andare subito a scollegare i cavi che dall'alimentatore sono collegati alla scheda madre, e quindi il cavo di cui abbiamo già visto in un altro video che va ad alimentare la scheda madre, che è questo qui, se lo riuscite a vedere, questo qui, questo più grande, che lo togliamo subito. E anche il cavo più piccolo dell'alimentatore, che va dall'alimentatore ad alimentare il processore, quindi questo qui. Prendiamo la levetta e lo tiriamo su. Ora che abbiamo tolto questi due cavi, che sono alla fine questo e questo qui, dobbiamo scollegare che cosa? Dobbiamo scollegare praticamente i cavi invece del case,
Allora, li si riconoscono in maniera molto semplice, cioè di solito sono, diciamo, collegati nella parte bassa, ma comunque sono perfettamente riconoscibili. Adesso ne tolgo uno, ma li vediamo. Allora, questo qui, come, sono tutti uguali alla fine, però cambia magari il colore, ecco. Questi due e questo invece del questo invece dell'alimentazione anche chiaramente va tolto. Ecco, a questo punto abbiamo tolto in teoria tutti i cavi appunto che sono del case e che quindi vanno scollegati. Fatto questo, togliamo anche eventuali cavi SATA che avremo qui. Vediamo questi qua. Semplicemente basta solo scollegarlo, perché appunto non serve togliere tutto, basta scollegarlo, così, lo mettiamo da parte, e adesso, anzi io consiglio invece di toglierli tutti, quindi di togliere questo qui dalla scheda madre e di toglierlo anche proprio dalle periferiche, perché così ci semplifichiamo il lavoro. Una volta tolti tutti i cavi SATA, perché di solito nei computer nuovi ce n'è più di uno, toglieremo invece i cavi, il resto dei cavi che sono collegati alle varie periferiche, quindi questo di alimentazione. Vi dico, in realtà non servirebbe, però per semplificare il lavoro è meglio fare così. Togliamo questo, che questo ricordo può essere sia SATA che IDE, come in questo caso non cambia. Sia questo, insomma, tutti i cavi appunto che troviamo collegati qua e lì. Adesso dovremo togliere se appunto lo spazio è piccolo e ridotto come in questo caso, togliamo anche il disco rigido. In questo caso dovremo fare una procedura un po' particolare, cioè togliere in questo modo. Ricordiamoci che per togliere il disco rigido dobbiamo assicurarci che non ci siano più cavi collegati adesso. Chiaramente il disco rigido può essere tolto o togliendo magari la vite e portandolo indietro, forse anche per la maggior parte dei computer. Invece per altri dovremo togliere il pannello frontale e tirarlo dalla nostra parte in qua. E lo mettiamo da parte. A questo punto, dopo che ci assicuriamo che abbiamo eliminato i cavi anche dai due masterizzatori, togliamo via anche questi. Anche questi, tiriamo la leva e li portiamo in avanti. Eccolo, uno. Ripeto che in molti casi questa procedura non serve, però se avete un computer stretto come in questo caso, io consiglio appunto di fare ecco anche di fare anche questo, perché sennò si rischiano di urtare i componenti e quindi di poterli danneggiare. Allora, arrivati a questo punto, avremo un ambiente già più libero, no? Possiamo sistemare questi qua, per esempio, giusto che non ci diano fastidio perché l'alimentatore non serve toglierlo. Semplicemente ci sistemiamo i cavi in modo da agevolare, diciamo, le nostre manovre, no? A questo punto togliamo anche i cavi, eventuali cavi IDE per le schede madri più vecchie. Nelle nuove invece sarà sufficiente togliere il SATA come abbiamo visto prima. Arrivati fino a qui, ecco, come vedete, ci assicuriamo che tutti i cavi sulla scheda madre siano scollegati, perlomeno i cavi appunto che dall'esterno, quindi sia dall'alimentatore sia dal case, si collegano alla scheda madre. Vediamo anche questo della ventola, per esempio.
mentre questo, per esempio, il dissipatore possiamo lasciarlo perché comprende la scheda madre. Arrivati a questo punto, dovremo svitare tutte le viti, appunto, che troviamo sulla scheda madre. Per farlo, io vi consiglio di utilizzare, chiaramente, vi consiglio vivamente di utilizzare un cacciavite, appunto, fatto appunto apposta per questo, per le viti che andremo a togliere, altrimenti si rischia di, che il nostro cacciavite, ci scivoli e danneggi la scheda madre. Allora, le viti sono appunto sono facili da riconoscere, sono tutte queste qui, questa, oppure anche questa in alto, quella lì, sono tutte queste viti da togliere. Io adesso le andrò a svitare. Io adesso metto il video in pausa, svito le viti e ci rivediamo per completare il lavoro.